Buongiorno. Prima di dare inizio alla mia lettura del 22esimo canto dell'Inferno, desideravo sottolineare l'anomalia di questa modalità di comunicazione. Come mi è già capitato altre volte, ho avuto la fortuna di parlare nella bella sala della Società Dantesca. Qui ora ci troviamo in un rifugio temporaneo. Perché, come scrive Dante, l'aere è sì pien di malizia, quasi come sull'isola di Egina, e pertanto dobbiamo adeguarci al momento. Ho accettato la proposta del presidente Ceccuto di tenere comunque la mia lettura, proprio per tenere accesa la fiaccola della Società Dantesca. Scuso fin da ora per eventuali rigidità superiori rispetto a un contatto diretto. Bene, do subito inizio allora alla mia lettura. Direi che il sottotitolo ideale per Inferno 22esimo è quello di Dante si diverte. Infatti l'incontro con i diavoli denominati malebranche, che è collocato nel dittico 21esimo, 22esimo, più una coda dei primi versi del 23esimo, segna uno scarto sensibile rispetto ai canti precedenti e a quelli successivi dedicati alle malevolge. In quelli domina l'orrore, il terrore, il tormento, qui invece, nonostante la presenza di questi stessi elementi, il tono prevalente è quello giocoso. Sono soprattutto i diavoli a incarnare i due aspetti opposti, malvagi, ingannatori, sadici e aguzzini, e insieme ingenui, ridicoli e scalcinati. Dante prolunga l'effetto del finale ridanciano del 21esimo, collegando i primi 15 versi del 22esimo con la sconcia comicità d'avan spettacolo esibita da Barbariccia e Sottoposto. Ricordiamo che prima di mettersi in marcia per scortare ufficialmente i due poeti, ma con l'intento di metterli in seria difficoltà, i diavoli, dai nomi parlanti, manifestano la subalternità al loro condottiero, imitando con la bocca il suono emesso dall'orifizio anale di Barbariccia, col famoso endecasillabo, ed egli avea bel cul fatto trombetta. Barbariccia fa il trombettiere in modo conveniente alla qualità e ai modi di questi diavoli, ed è un momento perfetto per la piena corrispondenza fra materia scurrile e stile consono, con quelle oscillazioni fra gli estremi espressivi alti e bassi che appunto caratterizzano la commedia. Ed è proprio a inizio del canto 21esimo che Dante inserisce un'indicazione sulla sua comedia che omette quanto non è necessario narrare. E quindi sottintende che il suonaccio di Barbariccia e le pernacchie della sua masnada ci volevano proprio, in nome appunto del criterio di convenienza che qualifica il buon. Coi primi 15 endecasillabi, la voce narrante del Dante poeta assume i toni di un understatement quasi britannico, per dirci che nella sua esperienza terrena di scontri militari e di parate aveva visto mettere in azione strumenti e mezzi di ogni tipo per dare il segnale d'avvio, ma mai gli era capitata una così diversa cennamella, cioè lo strumento musicale a fiato simile alla cornamusa. Nell'elenco delle azioni belliche e delle relative segnalazioni accuratamente dettagliato, il poeta inserisce un appello agli aretini, che allude alla sua realtà autobiografica anteriore all'evento del viaggio, e si collega alla stessa serie di guerre della Lega Guelfa che aveva appena richiamate a Inferno 21esimo 95, quando paragona con distaccata ironia se stesso tremante ai fanti di Caprona. In entrambi i casi ricorre alla dichiarazione di garanzia autoptica, così vidi io e io vidi già, né già vidi.
Pare che l'intera esperienza della bolgia dei barattieri evochi una corrispondenza con quella giovanile militanza, nella quale si mescolano il senso della paura e l'allegria euforica del pericolo scampato. Del resto, ci dice nella terzina 13-15, non c'è da stupirsi per la scelta di un siffatto segnale di marcia, dal momento che occorre adeguarsi alla situazione in cui ci si trova. Ma nella chiesa coi santi e in taverna con gli ottoni. Così, con questo concetto espresso in forma sentenziosa, Dante chiude ironicamente l'avvio di canto che sottolinea la sua maestria di poeta capace di abbinare in modo ineccepibile la materia, quale che ne sia il livello, con lo stile più consono. Sembra proprio che abbia ragione Benvenuto da Imola, a immaginare un Dante divertito sia nell'ideare sia nello scrivere questo passo. E nel testo che vediamo ci sottolinea come non si stupisce del fatto che Dante, benché concentrato, ridesse quando immaginava nella sua testa e poi quando lo scriveva materialmente questo episodio. Una volta ricomposta, la voce del narratore riprende il racconto con un primo piano sul nero della pece ribollente per tentare di distinguervi i dannati sottoposti alla cottura. La loro descrizione è condotta su due similitudini consecutive, distribuite ciascuna su due terzine, che introducono nel canto un insistito bestiario dove trovano ricovero, quali corrispettivi dei barattieri, delfini, ranocchi, la lontra, il sorcio, l'anitra e, dall'altra parte, correlati ai demoni, il porco, le gatte, un malvagio uccello, il falcone e lo sparviere. Inoltre, recuperati dal canto precedente, i cani. A differenza di altri animali presenti o richiamati nel poema, questi non paiono recare con sé un pronunciato valore simbolico. Sembrano piuttosto ricondurre la situazione nell'ambito delle realtà, cioè delle comparazioni domestiche. Lo scopo è non solo di ricondurre la vicenda soprannaturale alla esperienza del lettore, ma è anche quella di indurre una forma di empatia verso i dannati vittime, dipinti come animali inoffensivi o familiari, compreso il topo, e per contro suscitare un distacco da quei demoni aguzzini, tratteggiati come rapaci o come sadiche gatte. Interessante verificare la resa visiva dei malebranche da parte degli illustratori antichi. Per limitarci a pochi esempi, si nota il ricorso a una iconografia diabolica che non sempre valorizza i dettagli dell'onomastica dantesca, né tiene conto dei particolari figurativi e narrativi. Bartolomeo di Fruosino, ha solo quattro diavoli, tutti coi ramponi, e sono intenti a straziare il barattiere protagonista del canto. Priamo della Quercia, invece, ricorre a una visione sinottica dell'intero canto e dipinge nove demoni. E notiamo che immerge i barattieri in vasche rivestite con placche di metallo e posate su un fuoco acceso che mantiene il bollore della tenace pece. Chi meglio rende la varietà individuale dei diavoli è Sandro Botticelli, il quale si scosta da una fedele riproduzione dei tratti descritti o suggeriti dal testo poetico in questo disegno che, sempre secondo la raffigurazione sincrona dell'intero canto, ce li mostra con un aspetto che mescola elementi inquietanti ed espressioni grottesche, quasi da carnevale, e questi diavoli sono tutti forniti di arpioni uncinati, ciascuno in modo diverso. Negli esempi che abbiamo considerato, il numero dei malebranche è variabile e
E agli illustratori antichi del canto ventiduesimo poco interessa rispettare la decina del gruppo distaccato per la ronda e per la scorta infida di Dante e Virgilio. Un numero, questo dei 10, scelto forse per replicare quello delle Malevolge. Un'eccezione rispettosa del numero 10 si trova nel magnifico manoscritto di Chantilly, che contiene il commento di Guido da Pisa ed è eseguito da Francesco Traini. Ora, il nome collettivo di questi demoni, Malebranche, esalta la loro funzione di artigliatori dei dannati, col loro rispecchiare anche la ragione dell'abbinamento coi barattieri. Infatti, secondo Francesco Labuti, essi sono posti a tormentare quelli che hanno avuto male mani ad uncinare e pigliare danari e doni di quello che non si deve pigliare. E il primo elemento del composto onomastico, cioè l'aggettivo malo, viene sapientemente applicato anche al corrispettivo animale dei demoni nella locuzione di sapore proverbiale del verso 58. Tra male gatte era venuto il sorco. E torniamo alle parole del canto. Ecco così che la distesa di pece diventa uno stagno, dal quale emergono, balenanti come delfini, i peccatori. Oppure ricorda l'acqua opaca di un fosso dal quale spuntano i musi dei ranocchi. Anche altrove i dannati erano stati paragonati alle rane, che si dileguano nell'acqua davanti alla nemica biscia. In un episodio particolarmente spaventoso, nel nono canto, quando il messo celeste irrompe attraversando la palude Stigia per levare da una impasse fatale Dante e Virgilio, paralizzati davanti all'invocazione di Medusa da parte delle furie. E il paragone fra rane e l'ombre dolenti nella ghiaccia tornerà nel lago di Cocito. È certo che nell'immaginario medievale le rane vengono assimilate ai falsi profeti, agli eretici, ma in questo canto prevale l'elemento di realtà. Non tutti i barattieri sono ugualmente veloci nel ritrarsi sotto i bollori all'avvicinarsi di Barbariccia o di qualche altro, preferendo la pena usuale a quella aggiuntiva in caso di scoperta di un temporaneo sollievo. È in questo modo che viene introdotto il personaggio principale per gli eventi del canto, con un suo momentaneo indugio all'arrivo della pattuglia demoniaca, proprio come capita alle rane, precisa Dante, che una rimane e l'altra spicce. L'incertezza gli costa un castigo pregustato a parole dagli aguzzini, e poi eseguito a più riprese, in un crescendo che nelle intenzioni dei demoni doveva culminare in un finale spettacolare. Fra un trattamento e l'altro, per tre volte il dannato risponde alle domande di Virgilio, che parla prima su richiesta di un Dante timoroso di subire una simile cura, poi per concessione graziosa di Barbariccia, infine per ottenere una informazione. L'innominato barattiere compare in un modo sorprendente, appeso per le chiome incrostate di pece, attorcigliate su un rampone uncinato, tirato su, questo è il verbo che usa proprio Dante, e bitumato com'è, somiglia in tutto e per tutto a una lontra, il mustelide dalla pelliccia fitta e lucida, abitante dei fiumi. La preda eccita i demoni che istigano Rubicante a scoiarlo servendosi dei loro unghioni. Per giustificare l'identificazione esatta del demone nominato al verso 34, cioè Graffiacan, e di quelli che via via saranno chiamati in causa, Dante, narratore, sottolinea la propria memoria nell'abbinare il singolo nome col diavolo che lo porta, avendoli memorizzati via via che Malacoda li aveva convocati nel canto precedente. L'ordine di questa seconda apparizione è variato rispetto al primo, tranne che per Libicocco e Draghignazzo,
che rimangono in quinta e sesta posizione. Mentre Alichino e Calcabrina, i primi due demoni dell'elenco di Inferno 21, mantengono una posizione rilevante come protagonisti della rissa conclusiva di questo canto. Tutta la decina dei diavoli è impegnata dal barattiere appena sollevato e offerto al loro spasso. Graffiacane gli arronciglia le chiome. Rubicante è designato a scoiarlo con gli unghioni. Ciriatto lo azzanna. Barbariccio invece lo inforca, cioè lo tiene servendosi delle braccia come dei due rebbi di un forcone. Libicocco e Dragnazzo lo lacerano. Farfarello straluna gli occhi per ferirlo. Cagnaccio lo motteggia. Alichino lo sfida e Calcabrina ne trae partito per sfogare il suo umore litigioso contro il compagno. Il dannato in questione rimane anonimo, come molti altri personaggi del poema, e viene dotato di una identità e di una storia dai commentatori. Tale operazione, che si direbbe inevitabile, rischia in molti casi però di sovrapporsi alla volontà dantesca che rivela dei suoi personaggi in modo esplicito o allusivo solo quanto gli serve nell'economia narrativa e morale del racconto. Di questo barattiere ci viene detto che è navarrese, che è un figlio d'arte, perché il padre è definito ribaldo, di fatto sinonimo di barattiere, nel senso di imbroglione. Truffatore. Inoltre il padre è uno scialacquatore autodistruttivo, forse un suicida, dilapida i propri beni e la propria persona. Ed è perfetto per il bosco sterile del canto tredicesimo. La madre, forse impossibilitata a mantenerlo, lo ha mandato al servizio di qualche nobile, introdotto dal più basso livello nel mondo del potere. Egli avanza nella scala sociale fino a entrare nella corte del valente re Tebaldo e profittare fraudolentemente della posizione raggiunta per tornaconto personale. Ogni altro dettaglio è aggiunta incontrollabile del secolare commento, a partire dal nome assegnato al dannato, che è Ciampolo. Per Dante il personaggio deve restare anonimo e il riconoscimento esatto non è necessario. Trattandosi di una figura legata a cronache locali, non alla grande storia o alle pagine della letteratura. Storico invece è il buon re Tebaldo, anche se è impossibile stabilire quale sia degli omonimi, il primo o il figlio, padre e scusate, primo e secondo, cioè padre e figlio. Potrebbe far propendere per il primo la reiterata menzione che, come poeta, il Rex Navarre riceve nel De Vulgari Eloquentia, ma nulla lo garantisce. Storico è anche il secondo dei due dannati che il navarrese nomina come i suoi vicini sotto la pece. Entrambi sono sardi. Il primo è il nobile sassarese Michele Zanche, che favorì gli interessi dei genovesi, i quali nel 200 si contendevano coi pisani il controllo della Sardegna. La connessione fra questo sommo faccendiere truffaldino e il nobile genovese Brancadoria che lo fece assassinare a tradimento è garantita da quanto si leggerà nel 33esimo dell'Inferno ai versi 142-47. Nessuna notizia accertabile invece si recupera su Frate Gomita, ricettacolo di ogni frode, che si vanta di aver venduto la libertà ai nemici del suo signore. Identificato da qualche glossatore trecentesco nel giudizio che troveremo nell'ottavo del Purgatorio. E così, mediante i due barattieri sardi, si mettono in luce i collegamenti con le due potenze continentali che si contendevano la supremazia nell'isola. Il Navarrese riferisce le parole dei due sardi, registrando con esattezza la forma locale donno, da dominus, e il tecnicismo giuridico di piano, ossia senza vincoli, che indica la modalità spiccia con le quali il gallurese Gomita libera i nemici arrestati in cambio di denaro, verso 85.
Danar si tolse e lasciò lì di piano. Tra parentesi possiamo notare che il termine donno è lo stesso che nel De Vulgari Eloquentia Dante ricorda per condannare la parlata locale dei sardi, che imitano il latino come le scimmie imitano gli uomini. Il Navarrese infine nota che i due sono instancabili nel parlare della loro isola. A dir di Sardegna, le lingue loro non si sentono stanche. È un tratto questo che si direbbe preso dal vivo, come ancora oggi si può constatare quando due isolani si incontrano in continente. Se ne accorge il chiosatore pisano, Francesco D'Abutti, quando ipotizza il contenuto delle loro parole. E può si intendere qui che gli dicevano delle baratterie che avevano fatto in Sardegna, ovvero delle condizioni dell'isola, e per questo si può intendere che i sardi sono grandi parlatori. Ma oltre a una possibile notazione etnografica, importa che per i due dannati il pensiero della patria perduta vale come supplemento di pena. L'innominato barattiere si trova fra due fuochi: da una parte i malebranche che lo straziano con le unghie, con le zanne e con gli uncini, rendendogli preferibile la bollitura dentro la pece. Dall'altra, Virgilio, con le sue domande incalzanti, indifferenti alle torture inflitte al dannato, mentre quello osserva ancora stupito, senza parole, il proprio braccio lacerato, Virgilio gli chiede chiarimenti sulla precedente dichiarazione e lo fa senza dimora, verso 78. Per liberarsi dal doppio fuoco di fila, il Navarrese dapprima si sottrae al supplizio meno doloroso, ossia alle richieste di Virgilio, accampando la scusa di un demone minaccioso che egli digrigna. Ed è pronto, come dice con linguaggio canagliesco, a grattargli la tigna. Poi escogita un inganno, avendo a disposizione un repertorio e un'inventiva smisurati, come dice il verso 109. E dimostra di essere più malizioso e più acuto di quell'armata Brancaleone dei malebranche. Finge infatti di voler procurare nuovi dannati sia per l'intervista di Virgilio di Dante, se voi volete vedere o udire Toschi e Lombardi, io ne farò venire, dice al verso 97. E può procurare questi nuovi dannati anche per il ludibrio dei demoni, ingannando i compagni di pena che egli richiamerà in superficie con un segnale convenuto, un fischio, per indicare l'assenza dei vigilanti. Ma non solo, si compiace anche della propria astuzia malvagia quando riesce ad aggravare la pena dei suoi simili, che passano dalla pece bollente alle torture. Così almeno tenta di far credere quando Cagnazzo esprime il disappunto davanti alla sua proposta. Il Navarrese fa conto sull'istinto cieco e quindi stupido della brigata demoniaca, vogliosa di tormentare le anime che escono dal ribollente stagno in cerca di un momentaneo ristoro. E ha ragione. Alichino, che come gli altri commilitoni è dotato di ali presenti fin nel suo nome, abbocca alla sfida e promette di afferrare al volo il dannato, senza bisogno di inseguirlo a piedi lungo l'argine digradante, certo com'è dell'inferiorità fisica e strategica del dannato. Questo è un momento particolarmente importante per la singolarità del racconto. E Dante, autore, sente il bisogno di rompere l'illusione narrativa ed invitarci individualmente ad ascoltare il racconto di un gioco senza precedenti. O tu che leggi, udirai nuovo ludo. È il quinto appello al lettore che troviamo nell'Inferno. È anche il più breve di tutti, pure dei successivi. Un solo endecasillabo per non distrarre troppo, né rimandare di molto, la soddisfazione della curiosità. Qui richiama e completa la notazione metaletteraria dei primi versi del canto. Lì si sottolineava la coerenza fra materia e stile a dispetto della scurrilità, che era dunque necessaria. Qui
Qui invece si esibisce l'assenza di precedenti, l'assoluta originalità dello scontro imminente, la rivendicazione di novità e di superiorità della commedia rispetto ad altri precedenti è particolarmente insistita nella serie dei canti dedicati alle male volge. E per meglio rilevare la libera invenzio della quinta volgia, si potrà notare che fra i barattieri non compare alcun esempio tratto dai classici o dalla Bibbia, che pure ne contengono. Infatti, quelli dei canti 21 e 22 sono tutti peccatori moderni. Il ludo in questione non è la grandiosa lotta fra gli angeli fedeli e gli angeli ribelli, bensì una sorta di parodia delle battaglie, di quei tornei e delle giostre evocate in apertura di canto. La preda beffa i giocatori che si credevano più furbi e dei potenziali ingannatori e diventano beffati. Questa milizia sgangherata e degradata forse sa che il diavolo è bugiardo e padre di menzogna, come apprenderà nel canto successivo Virgilio. Ma quel che i malebranche ignorano è che anche il dannato può essere bugiardo e padre di menzogna, anche più di loro, tanto più quando è un imbroglione professionista. Il Navarrese risulta anche essere un abile negoziatore. Fa credere che esiste un accordo fra i barattieri sommersi e quelli emersi, crea tensione all'interno della pattuglia, lo scettico Cagnazzo contro il confidente Alichino. Accetta poi la sfida di Alichino che gli propone di tentare il tuffo nella pece, offrendogli anche un vantaggio. Tanto lo avrebbe acchiappato volando. E infine approfitta di un momento propizio, spicca un salto liberandosi dalle braccia di Barbariccia. Il gesto audace provoca un diffuso senso di colpa fra i demoni, soprattutto in Alichino che, librandosi in volo, gli grida: "Ti ho già preso." Ma la paura del Navarrese lo rende più veloce delle ali diaboliche. Sparisce sotto la tenace pece, mentre Alichino, lanciandosi in picchiata, tenta di evitare l'immersione con una brusca caprata. La sproporzione fra il dannato, umile beffatore, e il diavolo, presuntuoso beffato, viene illustrata con un paragone disteso su una terzina, che trasferisce nel mondo animale la situazione venatoria che vede impegnato un nobile falco e una buffa anatra. La scelta degli animali è quanto mai precisa in rapporto ai due contendenti. Come spiega Benvenuto da Imola, il falco è un uccello che vola in alto, rapace in sommo grado, ebbene raffigura Alichino che ha ali e artigli. L'anatra rappresenta bene Ciampolo e tutti i barattieri perché è un animale palustre, capace di nuotare come costui nuota nello stagno di pece, ed è ingordo e per avidità cade nelle reti e resta imprigionato, così come il barattiere è avido di guadagno ed entra nella pece e vi resta invischiato. Nella frazione di secondo prima della scomparsa del Navarrese, interviene volando Calcabrina, mosso sia dalla rabbia per la beffa messa in atto, sia dal desiderio di vedere la zuffa fra il dannato e Alichino. Ma la scomparsa del barattiere obbliga Calcabrina a sfogare l'aggressività sul compagno proprio a pelo della pece ribollente. Queste sono tutte sequenze rapidissime che la narrazione stenta a rendere in tempo reale. È tutto un movimento di artigli, uno scontro fra rapaci, con Alichino che reagisce come uno sparvier grifagno. Questo tecnicismo venatorio indica lo sparviero catturato dopo la muta e con gli occhi rossi. Dettaglio questo che aggiunge al volto del demone un elemento descrittivo sinora omesso.
I due che si erano ghermiti, cioè afferrati con gli artigli verso 138, e si erano appunto ghermiti sopra il fosso, sono costretti a lasciare la presa per il contatto corrovente con la pece. Lo caldo sghermitor subito fue. Al verso 142, con questo abile gioco etimologico fra ghermiti e schermitori. Però ogni tentativo di riprendere quota è impedito dalla vischiosità ustionante del bollente stagno. Ecco allora che Barbariccia, scornato come tutta la milizia, organizza i soccorsi, distribuendoli sulle due rive e trasformandogli uncini di tortura in mezzo di salvezza per i due che ormai somigliano in tutto e per tutto a due uccellacci cotti in crosta, dopo essere stati catturati con la tecnica della pania, la sostanza collosa. Porsero gli uncini verso gli impagnati, che erano già cotti dentro dalla crosta. Chi la fa, l'aspetti, viene da dire. Nel canto precedente, i diavoli cuochi tengono immersi i barattieri con gli uncini, proprio come si fa nelle cucine perché la carne non galleggi nella pentola. Ai versi 55-57 del canto XXI. Qui ora, in questo finale movimentato, i diavoli diventano a loro volta un manicaretto non previsto, recuperato sempre con gli uncini. La ripetizione del termine uncini nei due passi garantisce l'intenzione di un richiamo interno al racconto della quinta volta. Davanti a questo momento di emergenza, con il rovesciamento di situazione fra il dannato e i custodi della Boggia, i due viandanti prendono il destro per defilarsi quasi in punta di piedi, certi di essere diventati, almeno per ora, l'ultimo dei problemi dei malebranche, presi da un concreto e appiccicoso impaccio. E noi lasciamo loro così impacciati. Questo è l'ultimo verso del canto. I protagonisti del canto, i demoni ciabattoni e il dannato imbroglione, sono tratteggiati in modo da renderli divertenti, quasi simpatici, e attenuano per questo l'elemento morale sotteso alla sosta nel settore riservato agli imbroglioni fraudolenti, ai politici corrotti, ai professionisti della baratteria, che è, ricordiamolo, l'accusa che provoca l'esilio di Dante. È difficile, anzi impossibile, spiegare questa palese sospensione del giudizio. Non vi sono le invettive come contro i papi simoniaci, contro i Vitovini, ladri, eccetera. Forse questo è un modo per esorcizzare un fatto traumatico. Sta di fatto che il riso di Dante, ideatore e scrittore dell'episodio, come lo immagina Benvenuto da Imola, rispecchia l'effetto provocato su generazioni di lettori. Gli elementi raccapriccianti e crudeli del racconto, la condanna implicita del peccato commesso, vengono attenuati dai modi grotteschi ed eccessivi della realizzazione artistica, che attenua l'effetto di realtà e mescola dettagli orrorifici con strizzate d'occhio che li neutralizzano. La paura di Dante ha qualcosa di infantile, perché è un misto di terrore e di attrazione, di spavento e di piacere. Chiudo ora su un richiamo divertito a questa situazione, che bene coglie e replica il sapore eroico-comico dell'avventura di Dante spaventato dai minacciosi musi e ceffi satanici. Lo ha effettuato Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi, al 23° capitolo, quando riferisce la percezione che Don Abbondio ha dei bravi, mentre va a liberare Lucia per incarico del Cardinal Federico, cavalcando accanto all'innominato convertito, e poco prima di passare accanto alla taverna denominata, vedi caso, Malanotte. Entrano nella valle. Come stava allora il povero Don Abbondio?
Quella valle famosa della quale aveva sentito raccontare tante storie orribili, esserci dentro. Quei famosi uomini, il fiore della braveria d'Italia, quegli uomini senza paura e senza misericordia, vederli in carne e in ossa, incontrarne uno o due o tre a ogni voltata di strada, si chinavano sommessamente al Signore, ma certi visi abbronzati, certi baffi irti, certi occhiacci che a Don Abbondio parevano che volessero dire fargli la festa a quel prete. Intanto s'andava avanti per un sentiero sassoso lungo il torrente, al di là di quel prospetto di balze aspre, scure, disabitate, al di qua quella popolazione da far parer desiderabile ogni deserto. Dante non stava peggio nel mezzo di malevolge. Ecco, procedo ora, per chi vuole ascoltare, la lettura integrale del canto 22esimo, che potrete vedere nelle immagini, e il testo che io seguo è quello fissato da Giorgio Inglese. Io vidi già, cavalier, mover campo e cominciare stormo e far lor mostra e talvolta partir per loro scampo. Corridor vidi per la terra vostra, o aretini, e vidi gir gualdane, fedir torneamenti e correr giostra, quando con trombe e quando con campane, con tamburi e con cenni di castella e con cose nostrali e con istrane. Né già con sì diversa cennamella, cavalier vidi muover né pedoni né nave a segno di stella o di terra. Noi andavamo con i 10 demoni, ai fiera compagnia, ma nella chiesa coi santi e in taverna coi ghiottoni. Pur alla pegola era la mia intesa, per vedere della bolgia ogni contegno e della gente che entro v'era incesa. Come i delfini, quando fanno segno a marinar con l'arco della schiena, che s'argomenti di campar lor legno, talor così, ad alleggiar la pena, mostrava alcun de peccatori il dosso e nascondea in men che non balena. E come all'orlo dell'acqua d'un fosso stanno i ranocchi pur col muso fuori, sì che celano i piedi e l'altro grosso, si stavano d'ogni parte i peccatori. Ma come essa pressava Barbariccia, così si ritrae sotto il bollore. I vidi, e anco il cor me n'accapriccia, un aspettar, così come l'incontra con una rana rimale, e l'altra spiccia. E Graffiacan, che li era più di contra, li arruncigliò le impegolate chiome e trasse il su, che mi parve una lontra. Io sapea già di tutti quanti il nome, sì li notai quando fuoro eletti, e poi che si chiamarono, attesi come. Orbicante, fa che tu li metti, li unghioni addosso, sì che tu lo scuoi, gridavano tutti insieme i maladetti. E io, maestro mio, fa se tu puoi, che tu sappi chi è lo sciagurato venuto a man degli avversari suoi. Lo duca mio li s'accostò a lato, domandollo onde fosse e quei rispose: I fui del regno di Navarra nato. Mia madre a servo d'un signor mi pose, che m'avea generato d'un ribaldo, distruggitor di sé e di sue cose. Poi fui famiglia del buon re Tebaldo, quivi mi misi a far baratteria, di chi io rendo ragione in questo caso. E Ceriatto, a cui di bocca uscia d'ogni parte una sanna come a porco, li fe sentir come l'una sdruscia. Tra male gatte era venuto il sorco. Ma Barbariccia il chiuse con le braccia e disse: State in là mentre io lo inforco.
E al maestro mio volse la faccia. Domanda, disse ancora, se più disii saper da lui prima che altri disfaccia. Lo duca dunque, ordì, degli altri rii conosci tu alcun che sia latino sotto la pece? E quelli, imi partì, poco è da un che fu di là vicino. Così fossi io ancora con lui coperto, che non temerei unghia né uncino. E lì Bicocco, troppo ben sofferto, disse, e presegli il braccio col runciglio, sì che, stracciando, ne portò un lacerto. Draghignazzo anche gli volle dar di piglio, giunso alle gambe. Onde il decurio loro si volse intorno intorno con malpiglio. Quand'elli un poco rappacciati fuoro, a lui, che ancor mirava sua ferita, domandò il duca mio senza dimoro: chi fu colui da cui mala partita di che facesti per venire a Proda? Ed ei rispose: fu frate Gomita, quel di Gallura, vasel d'ogni froda, che ebbe i nemici di suo donno in mano e fe sì lor che ciascun se ne loda. Danar si tolse e lasciolli di piano, sì come dice. E negli altri uffici anche barattier non fu picciolo, ma sovrano. Usa con esso donno Michelzanche di Logodoro e a dir di Sardegna le lingue loro non si sentono stanche. Com'è, vedete l'altro che digrigna? I direi anche, ma i temo ch'ello non s'apparecchi a grattarmi la tigna. E il gran proposto, volto a far ferello, che stralunava gli occhi per fedire, disse: fatti in costà, malvagio uccello. Se voi volete vedere o udire, ricominciò lo spaurato appresso. Toschi o Lombardi, io ne farò venire. Ma stieno male branche un poco in cesso, sì che non teman delle lor vendette. E io, seggendo in questo luogo stesso, Peruchio son, ne farò venire sette, quando io suffolerò, com'è non struso, pare allorché fuori alcun si mette. Cagnazzo, a cotal motto levò il muso, crollando il capo, e disse: oh di malizia che gli ha pensata per gittarsi giuso. Ond'ei, che avea lacciuoli a grande vizia, rispose: malizioso son io troppo, quando io procuro a miei maggior trestizia. Alichin non si tenne, e di rintoppo agli altri disse a lui: se tu ti cali, io non ti verrò dietro di galoppo, ma batterò sopra la pece l'ali. Lascisi il collo e sia la ripa scudo, a veder se tu sol più di noi vali. O tu che leggi, udirai nuovo ludo. Ciascun dall'altra costa gli occhi volse. Quel prima che a ciò fare era più crudo. Don Avarrese ben suo tempo colse. Fermò le piante a terra e in un punto saltò e dal proposto lor si sciolse. Di che ciascun di colpa fu compunto, ma quei più che cagion fu del difetto. Però si mosse e gridò: tu sei giunto. Ma poco i valse, che l'ali, al sospetto, non poterò avanzare. Quelli andò sotto e quei drizzò volando suso il petto. Non altrimenti l'anitra di botto, quando il falcon s'appressa, giù s'attuffa ed ei ritorna su, crucciato e rotto. Irato, calcabrina della buffa, volando dietro li tenne, invaghito che quei campasse per aver la zuffa. E come il barattier fu disparito, così volse le artigli al suo compagno e fu con lui sovra il fosso ghermito. Ma l'altro fu bene Sparvier Grifagno ad artigliar ben lui, e amendue cadder nel mezzo del bogliente stagno. Lo caldo sghermitor subito fue, ma però
di levarsi era nente, sì avieno viscate l'ali sue. Barbariccia con gli altri suoi dolente, quattro ne fe volar dall'altra costa, con tutti i raffi, e assai prestamente di qua di là discesero alla posta. Porsero i lucini verso gli impaniati, che erano già cotti dentro dalla costa. E noi lasciamo loro così.